Iniziamo? Sì. 3, 2, 1. Partita rocambolesca al comunale di Carovano Pertusella, 4 a 2 tra la Caronnese e il Casale, qui come mister Gabur della Caronnese, prima di tutto come è andata la partita e poi lasciamo la parola ai reti lavori. Primo tempo equilibrato relativamente, nel senso che comunque il Casale ha chiuso tutti gli spazi, lavorava bene sui linee di passaggio, non era facile trovare spazi e poi in ripartenza magari rischiamo anche di colpirci. Però è stato un primo tempo molto interlocutorio, il primo tempo ho detto ai ragazzi che era abbastanza normale come tipo di partita, bisogna avere continuità nel cercare di sbloccarla e magari alzandola meno, perché nei momenti in cui l'abbiamo alzata il primo tempo siamo messi andati in difficoltà. Poi abbiamo trovato subito la possibilità del gol all'inizio del secondo tempo, sbagliare quello che ci voleva, questo tipo di partita, poi si poteva ripartire con un po' più di spazi, che è un po' il nostro forte. E fino al 2-0 secondo me abbiamo fatto una partita che dovevamo fare molto bene anche direi. Poi purtroppo, non so perché, ma abbiamo pensato di gestire la partita e noi non siamo, non è che non siamo capaci, ma è uno spreco secondo me con il potenziale che abbiamo davanti, pensare di gestire. E abbiamo preso il 2-1 quasi subito e non siamo riusciti a reagire, tanto che io da fuori quasi speravo di prendere il 2-2 in fretta per reagire, perché non capivo come mai non trovavamo la forza per tornare a fare le nostre cose, quello che dobbiamo fare, che sappiamo fare. È chiaro che rischiava di essere compromesso un mese almeno l'ultimo di lavoro con il 2-2, però purtroppo devo dire che era nell'aria, non perché Casale abbia creato chissà cosa, ma perché comunque noi avevamo smesso di lavorare, di lavorare palla, di tenere campo, e quindi comunque qualche palla che cadeva in aria era sempre possibile, e il rischio era che capitasse troppo verso la fine e che quindi poi non ci fosse neanche il tempo per rimetterla in piedi. Ci aveva preso il 2-2 e direi che però adesso giusto riproverare la squadra per quel quarto d'ora, 20 minuti di blackout, però anche giusto sottolineare che dopo il 2-2 ha cercato in tutti i modi di andarsi a riprendere, e diciamo anche usando dei colpi e dei giocatori che abbiamo in canna, che è giusto sottolineare che oggi hanno fatto una differenza, perché comunque è andato a cercarsi il gol del 3-2 e sono contento che la palla abbia andato a scaramuzza per bene tanto, cioè sono tutte situazioni che comunque fanno sottolineare anche quello che può essere organico, comunque è sicuramente molto importante e ti permette anche di rimettere in piedi partite che altrimenti non riusciresti a mettere in piedi. Esatto, grazie.